alla musica, diciamo, a tutti i generi di musica che ascolto. Mi piace moltissimo il cinema, come così tante altre forme d'arte, ma insomma in questo momento, in questo periodo, stavo vedendo molti film, tra cui quelli di Truffaut, e mi è venuto in mente di fare, cioè di trasformare in note delle emozioni di certe immagini del film. Quindi abbiamo fatto un montaggio di diversi film che a me hanno colpito particolarmente, come non so, Ragazzo Selvaggio, Fahrenheit 451 o I 400 colpi, e da lì, oppure questo pezzo appunto del Morse che ho suonato questa sera, che era tratto dal film di Baci Rubati. E quindi abbiamo fatto un montaggio del film e poi da lì è nata questa idea, quindi è uscito anche un CD. Abbiamo sentito questa sera una ricerca sonora molto particolare. È una tua caratteristica questa di questo periodo oppure? Sì, diciamo che appunto questi pezzi o comunque erano tratti da questa cosa di Truffaut, ma diciamo anche che sono abbastanza, dopo anni e anni che suono, sono abbastanza non stufa, comunque ho l'esigenza, proprio il bisogno fisico di cercare delle cose nuove, di non fare sempre la stessa cosa, e quindi cerco di trovare un mio suono, se è possibile, no? Perché è difficile essere originali, però sto cercando di trovare qualcosa di mio attraverso le esperienze, le ispirazioni, sicuramente che cioè tutta la musica che mi ispira, ma non solo la musica, appunto, come il cinema, la danza, i libri, eccetera. Ci vuoi dire due parole sui musicisti che hanno accompagnato? Abbiamo sentito un batterista in gran forma. È un batterista che viene dalla Francia, si chiama Joël Lalouche. Noi ci siamo conosciuti un po' di anni fa, perché io spesso suono con dei musicisti francesi, come appunto Michel Benita, eccetera. Il mio disco è uscito con la Belle Bleu, che è un'etichetta francese, e l'ho conosciuto, abbiamo fatto una tournée bellissima in Marocco, e trovo che sia un batterista appunto formidabile. Non era proprio non è che era in forma stasera, è in forma sempre, nel senso che suona benissimo, quindi è molto piacevole suonare con lui. Progetti per il futuro, adesso vabbè, andiamo in Francia con questa cosa di Truffaut, ma anche ho in programma una tournée di un mese in Europa con questo sassofonista americano che si chiama Dewey Redman. Ultimamente è più famoso il figlio, che è Joshua Redman, ma lui, diciamo, che ha fatto la storia del genere, nel senso che era nel gruppo di Ornette Coleman, suonava con Cage Jarrett, eccetera. Quindi lo amo particolarmente, suona benissimo, c'è un suono che nessuno ha. Facciamo questa tournée, lui mi ha chiamato, ormai ci lavoro da 4 anni nel suo gruppo, e facciamo questa tournée in Europa. E poi dopodiché collaboro adesso ultimamente con questo trio, con Peter Eskin e Palle Danielson, che probabilmente andiamo a registrare o quest'estate o in autunno. E poi diverse cose con Javier, che amo particolarmente come sassofonista, ormai me lo porto sempre dietro perché poi suona tantissimi strumenti, quindi un sacco di cose.